Salve a tutti, oggi vi faccio un video sul centro di rotazione con il nuovo programma della Silhouette, cioè la versione 4. Questo video mi è stato richiesto da una ragazza sul mio canale di YouTube perché avendo scaricato l'ultima versione non si ritrova più dove poter spuntare l'opzione centro di rotazione. Ma in questo video vi voglio far vedere anche un'altra cosa che nel video precedente della presentazione del nuovo software non vi avevo fatto vedere. Bene, iniziamo. Ora apro il programma. Vedete, mi sta aprendo. Questa è la nuova grafica. Sotto logicamente ho la pagina del sito di Simone dove potete comprare tutti gli accessori e le macchine. Bene, ora prima di tutto vi faccio vedere la cosa che mi sono dimenticata l'altra volta di farvi vedere ed è il pannello impostazioni. Vi ricordate che l'avevamo da questa parte qua sulla nostra destra? E quando aprivamo c'era tutta la finestra delle impostazioni dove andavamo a settare quello che poi magari ci serviva, come del resto queste icone qua venivano aperte qui, ora non più. Ora dobbiamo andare su Modifica, Impostazioni e apre questa finestra. Vedete? Questo è il generale dove mettiamo la lingua, io faccio, vedo se c'è gli aggiornamenti settimanali. Poi ho messo disco rigido per il salvataggio delle cose che faccio con il software. Poi andiamo in questa icona qua e qui vediamo che abbiamo anche qui diverse opzioni. Quello che noi ora ci interessa è centro di rotazione, quindi deve essere spuntato per vederlo poi quando andiamo a lavorare con il cerchio. Che poi vi farò vedere dopo. Questo è il display che possiamo cambiare colore. Dal di qua vedete c'è grigio, bianco, grigio scuro e così via. Io lo lascio così perché mi piace. Questo è importa e qui vi fa vedere alcune opzioni per importare da altri programmi. In pratica il Silhouette Studio vede anche gli SVG. Poi abbiamo la casella strumenti dove ci sono tutti le varie opzioni. Noi se vogliamo cambiare che non ci sta bene com'è, qui andiamo in questa finestrella e selezioniamo. Ed infine c'è le impostazioni avanzate. Questo è molto importante perché se qui vedete abbiamo ripristino biblioteca, ripristino design precaricati e così via, imposta autorizzazioni per la biblioteca, ripristino impostazioni del produttore e impostazioni OpenGL. Da questa finestra qua vi fa proprio vedere anche come ripristinare la biblioteca che prima avevamo importa biblioteca, se vi ricordate, ora non esiste più, avendo il cloud tutti i disegni vanno da quella parte, in quella cartella lì, però dal di qui vi dà la possibilità di ripristinare anche la biblioteca e di impostare anche le autorizzazioni appunto per la biblioteca ed è molto utile. Bene, detto questo, facciamo ok. E andiamo a fare il nostro disegno. Andiamo nelle opzioni degli strumenti, prendiamo il cerchio. Per fare un cerchio perfetto dobbiamo tenere premuto A maiuscola e Alt e ci disegniamo un cerchio. Lo portiamo nel mezzo. Vedete, questo è il centro di rotazione di questo cerchio, quindi noi dobbiamo segnarci con i righelli qual è il centro. Prendo il cerchio e lo posiziono, vedete, sul centro, perché così ho un riferimento di dove posizionare l'altro centro dell'altro cerchio che andrò a fare ora. Prendo ancora lo strumento
e tenendo sempre premuto maiuscola e alt mi faccio un cerchio. Lo posiziono in questo modo qui e porto questo centro qui al centro di sotto. Vedete? Ora, volendo, possiamo anche modificarlo questo, per dire prendiamo lo strumento, vedete? E possiamo farlo diventare un petalo più alto, quindi dobbiamo riportare questo al centro. Ora andiamo a replicare, anzi, portiamo un po' giù. Per selezionare, dovete sempre selezionare il cerchio e vi trovate il centro di rotazione. Ora andiamo in questa icona qua ed è replica. E se replichiamo da questa parte qui, vedete, vi fa tutti i petali, ve li mette molto distanti. Io invece li voglio uno vicino all'altro. Quindi torniamo indietro e vado in quest'icona qua e mi sposto e provo in meno 45. Vediamo come me lo replica. Molto, io li voglio attaccati, quindi devo leggermente spostare. Torno indietro. Proviamo così. Ci portiamo un po' più in su e il centro di rotazione. Replica. Quindi meno. Meno 30, quindi replico. Vedete? Ed ecco qua che ha fatto tutto il giro e ci ha messo i nostri petali tutti posizionati alla stessa maniera. Ora io seleziono tutto e vado nella finestra modifica, che è questo, e faccio salda. Ed ecco qua il mio fiore fatto. Vedete? Poi se vogliamo mettere un altro cerchio nel centro, ecco qua. Bene, questo è stato un video che avevo già fatto e ho rifatto con il nuovo programma. Se avete altri video e non vi trovate alcune cose, fatemelo sapere che provvederò a farvi la guida. Per ora è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!